non vi è dubbio, è una campagna elettorale che abbiamo fatto passando da tutti i quartieri, dalla periferia, dal centro. Abbiamo visto le difficoltà che vive in questo momento la città e questa sera lanceremo questa sfida finale all'amministrazione uscente che ha condizionato molto questa campagna elettorale in un abbandono, la città degradata, una città che in questo momento ha bisogno di essere risollevata, e noi lo faremo con grande determinazione e con grande spinta propulsiva. Io credo che una coalizione così coesa, così forte e determinata deve lanciare in questi ultimi giorni un messaggio forte del nostro progetto politico, un'identità forte della città, capoluogo di regione o area metropolitana, che deve collegare la vecchia provincia di Catanzaro che va verso Lamezia, Crotone Vibo. Io credo che questo è il messaggio che manderò stasera e che lanceremo tutti insieme per il rilancio e il riscatto del capoluogo di regione. Allora, i punti qualificanti del programma sono una Catanzaro che vuole crescere. Nel 2022 vorremmo consegnare una città diversa da quella che è attuale, unire il centro alle periferie, creare un'identità, una visione di città unitaria che guarda verso l'asse Catanzaro-Lamezia e guarda anche la vecchia provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo. Io credo che unire l'istimo della Calabria con due delle città più importanti della nostra regione porterà benefici a tutta la Calabria. La Calabria cresce se cresce quest'area, se cresce Catanzaro come punto di riferimento dell'area centrale della Calabria. Votare Ciconte perché io credo che noi incarniamo anche i valori, oltre all'area moderata che abbiamo insieme nelle liste, incarno io, essendo un uomo di centrosinistra, i valori della sinistra, che sono i valori di equità, di solidarietà, i valori di non lasciare gli ultimi, di lavorare anche con chi ha difficoltà, fare in maniera tale che sul sociale saremmo impegnati a fare in maniera tale che di poter dare una mano a chi non ce la fa, e quindi creeremo non solo una mensa comunale per dare possibilità insieme al terzo settore, vedremo come, agli ultimi, ma una casa comunale per accogliere gli ultimi in un processo di non emarginare nessuno.